Signori, finalmente è tornata la serie Vanilla che tanto aspettavate. Ci buttiamo direttamente in game senza perdere tempo nelle varie intro, anche perché non avevo preparato niente di ignorante. Cosa sono sti due cose, vi starete chiedendo? Io vi dirò, boh, non lo so. Quella è una farm di esperienza che non funziona, ne faremo un'altra. Questo è il nostro campo di grano incredibile, che è molto carino. E questa era appunto la mega farm finale, il boss finale delle farm di grano, di patate, che però ho usato solo questo pezzo. Questi qua non li ho ancora usati. Voi starete dicendo: ma che stracabbo stai combinando, non potevi fare una farm normale? Assolutamente no. E tu che cacchio sei? Signor Cavallino. Cavallo. Chiamarti cavallo è un parolone. Mi avvicino, quatto come un gatto, in questo caso come un cavallo scheletrico. Gli tiriamo una sberla? Credo sia, a parte morto, il cavallo dei cavalieri dell'apocalisse. Almeno io li chiamo cavalieri dell'apocalisse. Vediamo se sono qua di zona. Avete presente quelli che si formano solo coi fulmini? Tipo questo, che cacchio è? Ecco, secondo me è uno di quei cavalli. Ve la butto lì. Gli altri, i tuoi cavalieri dove sono andati? Sono morti? Vabbè, sono morti. Facciamo un saltino tattico, magari ne facciamo un altro, non fa mai male. E direi di andare in caverna, perché oggi, dopo tipo due e passa settimane che non portavo la vanilla, ce ne andiamo in caverna a prendere i diamonds, o meglio, a provare a prendere i diamanti. Ho preso un po' il tutto, tipo c'ho sia il legno che il coal che le varie cose, quindi io direi che siamo non carichi, ma di più. Quindi appena trovo una caverna interesting vi faccio un fischio e poi ci andiamo ad esplorare. Quella è ancora la nostra casa, imbarazzante come situazione, ma per ora ce la teniamo. Eh sì, guarda questa cavernozza, bella bella, mi intriga. Allora, c'è già del ferro, che dato che siamo relativamente all'inizio, dato che non sto portando molto la vanilla in realtà, non so perché. In caso scrivetemi cosa fare nei prossimi episodi, perché non ho mai idea di cosa fare. Ora, spero che non sia una caverna one shot del tipo inizia e muore subito. E niente, qua si risale, infatti è una caverna one shot, davvero gioco? Allora, sono tornato di qua perché, come mi ricordavo, avevo trovato un mob spawner che dovremmo usare. Però fatemi sapere voi come usarlo al meglio, che di sicuro sapete per l'appunto meglio di me. E qui, come mi ricordo bene, sono letteralmente in parte a casa. Avevo trovato una caverna. Allora, qua si bloccava, continuava tipo di là. Vediamo, dai che troviamo qualcosa di interesting. Nel mentre le torce stanno morendo malamente, ma dovremmo riuscire a farne altre. Esatto, di qua continua, dato che siamo al 45-44, stiamo sempre scendendo di più. E di qua però si bloccava, dannazione. Quindi devo scavare un pochino per scendere. In teoria dovrei trovare qualcosa, in caso ci becchiamo appena trovo un'espansione della caverna, oppure degli incredibili diamanti, ma la vedo dura. Piccolo aggiornamento, guarda. No, non era questo il piccolo. È la fine, niente, siamo partiti malissimo. Dicevo, piccolo aggiornamento, ho trovato, oltre a uno scheletro che mi vuole laserare, ho trovato una miniera sospetto. Quindi molto bene. Le miniere, tra l'altro, al livello, vediamo dove sono arrivato, al 14. Ok, quindi miniera a livello 14, molto bene. Molto molto bene. Tra l'altro potrei anche prenderlo il legno, ma vabbè, ne ho già abbastanza, almeno per questa nostra piccola esplorazione. Miniera, sto arrivando. Ma prima mi faccio altre torce. In teoria, se ci va, a parte che sento un botto di lava, però se ci va bene dovremmo trovare anche delle ceste, robe varie. Ma se ci va bene però, ma molto bene deve andarci. Siamo caduti. Ok, non era previsto. Guarda qua lo scheletro, guarda dove sei scappato. Ah, sei bloccato nella ragnatela. È un po' godo, oh yeah. Quindi tech, le ragnatele però le prendo. Fidatevi che possono servire in questa, in questo inizio vanilla. Sentivo la lava, però non volevo crederci, mettiamola così. Quindi chiuditi un attimo, lava, che sinceramente non vorrei morire. Allora, signora lava, stia un attimo ferma, devo solo prendere un po' di redstone. Niente di serio, lava. Addio redstone, vabbè, è stato un piacere. 10 più lava, direi che i diamanti potrebbero tranquillamente essere dietro l'angolo. Però se l'angolo è bruciato non ha molto senso andarci. Ma do che miniera intricata. Allora io li prendo sti cosi perché, boh, nel dubbio. Però che intricata. Yes, cosa ho visto? Yes, abbiamo finalmente trovato sia i diamanti. E un po' godo, mettiamo tutte le torce, va, che non si vede una minchiazza. Quindi ho trovato sia i diamanti che il resto della miniera, che diciamo che era quello il mio scopo, dato che stavo girando a vuoto da un botto di tempo. Quindi fatemi prendere un attimino sto ferro. Tuc. E un solo diamante, che fallimento. Gioco, che fallimento. Però va bene, l'abbiamo preso? Yes.
Dai, va bene, ne troveremo sicuramente altri. Cheat, l'ultima parola è famosa. Quindi fatemi spaccare un attimino qua. Spacco tutto, spacco tutto. Cattiveria. Ok, va bene, niente, mi faccio altri giretti. Sento un botto di là. Anzi, no, 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 guardate di qua cosa c'era. Che ho deciso di non andarci prima. Ma addirittura la bedrock. Ma mi sembra un po' esagerato, gioco. Addirittura la bedrock. Che tra l'altro in un video che avevo fatto, in caso se volete recuperatevelo, vi ho fatto vedere come distruggere la bedrock in modo semplicissimo. Perciò in caso andatevelo a beccare. Va bene, dai, lì non mi voglio addentrare, non ci interessa. Qui c'è altra redstone. Buona, buona, per fare i nostri peggio circuiti, quelli sgravi. E ok, va bene, io direi che possiamo tornare in zona diamanti, perché fidatevi, è pieno. Sentivo sia zombie che lava, che cosa incredibile. E niente, me ne torno di là. Eh sì, e sono proprio loro. Più sa... yes. Molto yes. Guarda quanti. No, godo. Un po' sto godendo. Bene, quanti ne abbiamo? Tipo 5 o 6. 6, perfetto. E qui, esatto, dove sentivo tutto il casino, continua la nostra caverna. Quindi io direi di esplorare ancora qui. Fidatevi, è pieno di roba. Raga, fidatevi. Come fidatevi che mi sta per morire il piccone. Le rotaie le prendo. Ho finito il torto. No, ne ho ancora 20. Le rotaie le prendo appunto perché sarà un risparmio di ferro. In caso vi invito, se le trovate anche voi, prendete sempre le rotaie. Come non prendete a pugni il ferro, perché altrimenti le vostre nocche vi faranno male. Però, madò, brutta sta zona, Brutta, raga. Fermi tutti, che potrebbe essere la fine della serie. Tranquillamente. Quindi te... No, ho sbagliato. Guarda come finisce in tragedia. Siete pronti? Carichi, belli carichi. Oh, sotto! Non lo farò mai più, non lo farò mai più. Scusate tutti, scusate. No, mai più faccio... No, vabbè, va bene, ok. Non so cosa mi sia preso, sorry. Yes! Diamanti again, sono proprio loro. Quanti saranno, ci staremo chiedendo. Dai, almeno... 2, 4, 5, ok. Madò, 5 vanno già bene, eh. Vediamo, vediamo, aspetta, fatemi mettere una delle ultime torce. Quindi 1, 2, 3. Sì, sono 5. Oh, lascia fare che se non sbaglio siamo proprio a 11. Molto, molto bene. Ok, c'è dell'acqua. Beh, fatemi risalire quest'acqua. Bella sta grotta. Bella sta grotta. Sì, però. Cosa sto... No, no, fermi. Cosa è successo? Fermi tutti, non sto capendo una minchia. Scappo, scappo. Mi rifornisco di cibo. E ritorniamo alla carica. Non ci ho capito assolutamente niente. Zero, zero totale. Chi è che mi aveva avvelenato? Vi tengo d'occhio. Guardalo lì. Il mio acerrimo nemico, il ragno velenoso. No, dai, muori, Oh, aragno. Infatti. Perfetto, quindi patatina per me, grazie mille, mi serviva proprio. Mi prendo altro... Ed è proprio lui. Ed è proprio lui, un altro Diamonds in the Sky. Abbiamo finito le torce nella mano. No, dannazione, ho finito le torce, fermi tutti. Ma fatemi mettere altre torce, appunto. 44 torce in fila per 6 col resto di un diamante. Guardalo lì, guarda, vai via. Vai, mi ha assediato. Mi ha assediato il ragno. Tacca, tacca. Molto buona. E il drop... No, ok, va bene. Ho rischiato per un drop di ragno. Cioè, nel senso, chi nella vita avrebbe fatto sta stupidata? Non fatelo a casa, nel dubbio. Ok, quindi, vediamo quanti diamanti sono. Intanto sento un botto di ragni. O c'è uno spawner? Può essere? Può essere che ci sia uno spawner? Era solo uno. Va bene, ci sta. Oh, bella sta zona, raga. Ve l'ho detto che avevamo trovato la casa... Cioè, avevamo fatto la casa in una zona bellissima. Zona ragni un po' meno bella, però. No, signor zombie. Allora, io lei non l'avevo minimamente calcolata come pericolo, quindi veda di non darmi fastidio che c'ho il ragno che mi sta assediando. Se muoio, piango. Se muoio, piango. Ok, mi mangio una patata. Ma quanto tolgono? Ma ce l'ho l'armatura? Sì, più o meno. Oddio, potrei fare... No! No, il PC! No, è la fine! È andata! Finita! Fine! Fine del game! Addio! È stato un onore, eh? È stato... Fermi tutti, mi chiudo. Mi chiudo per il piccigna. Ok, siamo in zone a me sconosciute e non mi sta piacendo. Allora, fatemi esplorare... Mi sembra... Eh sì, c'è il mob spawner! Fermi tutti, o sparo. Ma fatemi salire. Allora, di là c'è il mob spawner. No, raga, quanto si estende. Starò un altro mob spawner. Ok. Interessante, raga. Molto interessante. Eh sì, ve l'avevo detto che c'era lo spawner di ragni. Ce n'erano fin troppi. Soprattutto quelli velenosi. Oh, shit. Oh, shit. Non credo che killino però i ragni velenosi, eh. Giusto?
Nel dubbio, non voglio saperlo. Che casino, però mi piace, mi intriga. Allora, datemi tutto il fierro un attimo e devo tornare alla carica per gli spawner. Dovrei fare lo screen alle coordinate. No, è la fine, è andata, perfetto. Partita finita. Guarda che infame, guarda che schifoso che sei, ragnetto di merda. Cioè, io sto esplorando un po' tutto, ma... No, lo scheletro. No, no, assolutamente no, assolutamente no, lo scheletro. Via, via. Via che mi cecchina, via che mi cecchina. Chiudi tutto. No, è la fine. È la fine, 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 è la fine. Chiudi, chiudi, chiudi. No, ora, no, va bene. Va bene, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Madonna, quanto ho chiuso. Mezzo cuore. E insomma, mezzo cuore fermi. Gambali fatti. Mettiteli subito, stavano girando in mutande. Cioè, raga, andiamo ad esplorare un dungeon in mutande. Che fallimento. E quante torce, quante ne sto piazzando di torce. Appena recupero un attimo i cuori, dovevo farmi lo scudo, ecco cosa. Guarda come se ne va. Bello che è bloccato, bello che è bloccato. Sei mio bitch, sei mio, yes. Yes, e ti prendo pure le frecce. L'arco non ce l'abbiamo, niente. Quindi qua metto 200.000, 200.000 proprio ne metto, di torce. Dai, io direi che appena facciamo sto coso del mob spawner, vediamo un attimo la situazione com'è. Concludiamo qui l'episodio e in un prossimo episodio, per l'appunto, torniamo salvi verso casa e ci costruiamo qualcosa con i diamanti. Lapiscazzuli, buono, panino, mela d'oro, molto bene, molto bene. E altri diamanti, yes raga, allora a sto punto mi sa che l'episodio non va concluso adesso. Guarda quanti, molto bene, sì, yes, yes. Fidatevi che le rotaie davvero sono un botto di risparmio di ferro, eh. Cesta, non l'avevo vista. Allora, picconardo gratis, perfetto. Queste qua strane, mettiamo giù questo che non ci interessa. Ci prendiamo un piccone gratis. Cos'è che possiamo mettere giù? Assolutamente la diorite e assolutamente la graveler. E anche i semini. E anche i lapislazzuli, yes. Perché voglio fare il tavolo degli incantesimi. Prossimo episodio, mi sa che torniamo a casa. Si spera. Facciamo qualcosa con i diamanti e costruiamo la zona per l'enchanting. L'enchanting room sostanzialmente. E qua si evolve ancora, si espande, succedono cose incredibili. Io direi che la lava non mi va molto di toccarla. Quindi direi che andiamocene lì al mob spawner. Guardalo qui, ecco, sono spawnati altri ragni. Nel dubbio mettiamoci altre cose. E ti prego non mi... No, no. Quindi dall'alto del nostro mob spawner e questo orettino appena preso, salvo ed esco per il momento. Vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi cosa posso farne con quei mob spawner, cose incredibili, lo saprete meglio di me. E vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 3 in live in caso voleste passare, oppure 6:30 con un nuovo video. Ciao!